SIN, ma è stato trasformato in sito di interesse regionale, che significa depotenziare le forme di tutela nei loro confronti. No? I 3 miliardi del 2008? Che allora, i 3 miliardi del 2008 sono spariti. Praticamente erano stati stanziati in base alla delibera CIPE numero 166 del 21/12/2007, e il Ministero dello Sviluppo Economico li ha stanziati nel marzo del 2008. E poi tra l'altro è stato presentato anche un progetto strategico speciale, PSS, stanziati questi 3 miliardi di euro, naturalmente adesso non se ne conosce la destinazione, sono letteralmente svaniti nel nulla. Destinazione Italia? No, sì. Non sappiamo. Completamente svanito nel nulla, e anzi... con i commissariamenti che ci sono stati dopo il 2008, commissariamenti che hanno naturalmente anche evidenziato delle irregolarità, diciamo che non solo questi fondi sono stati, non sono stati utilizzati, anzi c'è stato un danno erariale, perché a Milano appunto uno di questi commissari è anche stato anche andato sotto processo, e quindi naturalmente un danno ulteriore per i cittadini italiani, oltre alla cancellazione del reato di omessa notifica che ho praticamente illustrato prima, che appunto si è avuto col decreto legislativo 152 del 2006. Quindi non si tratta di un singolo provvedimento normativo che va contro il cittadino a favore dell'azienda, e questo decreto destinazione Italia si inserisce in un contesto più ampio che privilegia appunto gli inquinatori a scapito dei cittadini. Che pagano sia la bonifica, che le eventuali multe che deriveranno dalle infrazioni comunitarie. Sì. Sì, ricordiamo che noi siamo già sotto processo, cioè la questione che è stata l'iniziativa di Pisling, che è il fondo antidiossina, che ha portato a Bruxelles, in Commissione Europea. E poi, voglio dire, ha generato di fatto, cioè la posizione della Commissione Europea è di avviare un processo nei confronti dell'Italia. Quindi l'Italia è già un paese sotto processo per la questione ILVA, per la questione ambientale. Cioè non vorremmo che la conversione di questo decreto di destinazione Italia ci portasse a un aggravamento di questa procedura nei confronti dell'Italia, o all'apertura di un'altra procedura ancora, cioè, perché poi le sanzioni le pagano i cittadini. Cioè, quindi voglio dire, noi dobbiamo stare attenti, perché lì il processo è iniziato, quindi non è stato, come dire, rimandato in tal mittente dalla Commissione Europea, purtroppo. Noi avrei voluto, come associazione, che il governo, di fronte a questa iniziativa, avesse cambiato rotta. Purtroppo il governo ha risposto, come sappiamo, in maniera insufficiente, la Commissione è andata avanti, quindi cioè, lì siamo sotto la lente del microscopio, quindi attenzione anche a queste cose. A questo tavolo sono state invitate anche altre associazioni ambientaliste? Allora, l'appello è stato concordato all'interno del Movimento per l'Acqua, infatti sul sito del Movimento per l'Acqua, e poi c'è un comitato che si è creato da pochissimo, che ha fatto il primo comunicato avantieri, il Comitato Nazionale Siti Contaminati, che è sul sito di Pisling in basso a sinistra, e che nasce da varie incontri e collaborazioni tra i comitati, e che poi in particolare dal convegno sulle bonifiche di Brescia, fatto a Brescia a ottobre. Quindi in questo convegno sono usciti con l'idea di fare un coordinamento nazionale. Non parlo dei vostri colleghi, delle altre associazioni. Vabbè, noi lavoriamo sempre, diciamo, in gruppo, nel senso in sintonia, perché lui Verdi Taranto insieme a Taranto Respira, ma ovviamente in rete anche con tutte le associazioni, PISLINK, il Fondo Antidiossina e WWF, insomma, non seguiamo tutti quanti insieme una stessa linea. Perché proprio quello che ci preme è quello della rinascita di questo territorio, quindi abbiamo questo unico obiettivo, e quindi ci fermiamo malforte l'uno con sì, l'altra. Pensiamo anche che quel documento che fu letto dalla dottoressa Moschetti al convegno del Vescovo era sottoscritto da tante associazioni diverse, cioè non è vero che poi gli ambientalisti sono divisi. Pensiamo al fatto che sulle cose importanti ci si siede, si scrivono insieme ai comuni. Se posso dire,
cioè gli ambientalisti si distinguono sì in ambientalisti eccetera, ma siamo sempre vicini comunque ai cittadini, quindi a tutte le altre associazioni cittadine che comunque non si definiscono ambientalisti, ma siamo comunque sempre in sintonia tra di noi, perché per essere ambientalisti siamo abitanti di tanto un unico obiettivo, cioè. Ci sono altre domande? Quelle difficili facciamo risposta. Va bene, allora grazie per essere venuti e insomma di essere stati con noi questa domenica, e noi continuiamo a lottare. Va bene. Ciao.